Benvenuti a Dot Point, il web magazine della Regione Piemonte. Questa puntata è interamente dedicata all'ostensione della Sindone, in programma dal 10 aprile al 23 maggio a Torino. Il telo di lino, su cui è impressa l'immagine di un uomo morto a seguito di una serie di torture culminate con la crocifissione, rinnova la sua sfida all'intelligenza. Siamo con Maurizio Baradello, direttore del Comitato per l'Ostensione della Sindone. Come si stanno preparando Torino e il Piemonte per gestire il flusso di pellegrini in questi giorni dell'ostensione? Si stanno preparando con un grande sistema che si è messo in moto dal punto di vista dell'accoglienza, ovviamente turistica, ma anche dell'accoglienza sul territorio direttamente in città, per far vedere che Torino è accogliente, è pronta e disponibile. Dal 2008 è partito il comitato organizzatore, di cui fanno parte comune, provincia, regione e ovviamente arcidiocesi, e da allora è stato messo in piedi questo sistema complicato, articolato, ma speriamo efficiente. Quali sono le principali iniziative turistiche e culturali che sono state realizzate? A fianco all'ostensione vera e propria, che è il momento clou ovviamente, che è un grosso momento religioso, sono stati attivati dei momenti importanti dal punto di vista culturale, una mostra importantissima e bellissima nella Reggia di Venaria sulla figura di Cristo nell'arte, il volto e il corpo, delle altre mostre in città. Il Museo del Cinema propone una mostra sui film che parlano di Gesù nella cinematografia. Ci sono degli eventi concertistici con cori, con orchestre che propongono dei programmi molto articolati nelle chiese, nei teatri cittadini e non solo, anzi anche in regione. C'è un altro grosso appuntamento più folcloristico, se vogliamo, ma anche se non è proprio del tutto vero che è folcloristico, che è un pellegrinaggio a cavallo da Chambéry a Torino. 16 cavalieri, a cui si aggiungono lungo il percorso altre decine di cavalieri, di cavalli, arriveranno qua a Torino, sono partiti il primo di aprile da Chambéry, arriveranno a Torino venerdì, ripristinando un'ippovia, quindi lasciando anche poi un percorso, un itinerario turistico per il futuro. Un altro momento importante dal punto di vista culturale sono le sacre rappresentazioni, che sono dei momenti di tipo appunto culturale popolari, che porteremo qui a Torino in due momenti: una sacra rappresentazione che è stata creata a Torino con il supporto dell'università e una parte della sacra rappresentazione di Sordevolo, della Passione di Sordevolo, che ogni 5 anni ha luogo appunto nel Biellese. Alcuni quadri verranno portati qua a Torino nell'area archeologica romana, quindi anche significativo dal punto di vista dell'ambientazione dei luoghi. L'ostensione non sarebbe possibile senza il prezioso contributo dei volontari della Sindone. Da quante persone è formato questo piccolo esercito e qual è il loro effettivo contributo? I volontari sono tantissimi, sono 4.500 solo i volontari che fanno servizio di accoglienza, servizio d'ordine, di supporto per i disabili e di accompagnamento delle personalità. Più ci sono i volontari della protezione civile, i volontari che si occupano degli aspetti sanitari e un numero molto consistente di persone che stanno rendendo efficace davvero l'accoglienza sul nostro territorio. Ringraziamo Maurizio Baradello e per ulteriori informazioni potrete consultare il sito www.sindone.org. Scopriamo insieme la mostra Gesù, il corpo, il volto nell'arte, allestita alla Reggia di Venaria. La Sindone è accompagnata da molteplici eventi collaterali. Questa mostra, incentrata sull'interesse che la figura fisica di Gesù ha suscitato nell'arte occidentale. Thank you.
La mostra è visitabile fino al 1 agosto presso le scuderie juvariane della Reggia di Venaria. Dot Point termina qui. Arrivederci alla prossima puntata.